E ben ritrovati su Review You. Vado a recensire come promesso l'altro porta ingredienti che ho acquistato sempre su Amazon. Vi lascio il link in descrizione di questo prodotto specifico che vado a recensire. Non vi confondete con altri modelli simili. Marchio che dovrebbe essere italiano, veramente composizione dei materiali affidabile, li sto usando ormai da alcuni mesi e devo dire che questo qua l'ho acquistato successivamente al primo della Paderno che ho comprato sempre su Amazon e che ho fatto anche una recensione. Vi lascio magari i due link in descrizione. Questo aveva la particolarità di essere in acciaio inox e ha, come vedete, dei porta ingredienti che sono 6 di una capacità, di una capienza diciamo media, mentre questo qua che ho acquistato successivamente, che ve lo vado a mostrare, ha come misure, ve le dico subito, 48,9 x 14,9 x 8,9 cm di altezza, mentre l'altro era un 46, 47, 46, adesso non ricordo, per 16 cm e comunque guardandoli messi vicini potete capire che siamo lì, non cambia tanto. Questo qua è un pochettino più alto, comunque anche come larghezza si avvicina molto. Allora, cosa cambia? Cosa cambia? Innanzitutto, come vedete, la parte qui è tutta di plastica. Di sotto il coperchio è chiuso, quindi non è aperto come l'altro. La parte che si apre ed è comodissima per coprire gli ingredienti è in plexiglass, ma è comunque opaco, quindi è anche bello da vedere. E potete tranquillamente metterlo nel frigo. C'è anche questa feritoia dove potete prenderlo con le mani eventualmente. Io me li metto appoggiati qui, ho la mia spianatoia che ho già recensito, se non avete visto il video andatevelo a vedere, e poi c'ho questo e l'altro. E questo qua l'ho comprato con questi porta ingredienti che, come vedete, sono più larghi, sono 4, sono più capienti. Questi qua l'ho comprati appositamente per il fatto che ci posso mettere gli affettati. Potete farlo anche con l'altro modello, ma ho voluto appunto differenziare. Qua ci metto le fettine grandi di affettati, comunque per non spezzettarli, e su quell'altro ci metto gli ingredienti più piccoli, funghi, olive, eccetera. E quindi potete comunque pensare di utilizzarlo anche per fare cocktail, mettere frutta, per fare quello che volete, diciamo. Devo dire che mi trovo davvero bene, mi piace essere ordinato, avere tutti gli ingredienti per utilizzo amatoriale, non solo, secondo me è ideale. Le plastiche sono per l'uso alimentare e devo dirvi che potete anche acquistare questo modello ma con diverse composizioni, cioè se non volete 4 scomparti grandi c'è anche la possibilità di comprare lo stesso modello con 3 scomparti. Quindi saranno un po' più grandi ovviamente. Se invece ne volete 6 di scomparti saranno come quell'altro che vi ho fatto vedere. Anzi, vi faccio vedere proprio a confronto la differenza. Vedete? Ok. Quindi, poi tra l'altro una chicca, nulla vi vieta di mettere gli altri sportellini qua, anche se non è lo stesso modello. Comodo per mettere anche gli ingredienti direttamente nel frigo quando magari appunto dovete aspettare un attimo prima di infornare, di mettere gli ingredienti, quindi potete anticipare le cose, mettere l'affettato, riporlo in frigo e poi al momento appoggiarli qua e chiudere per eventuali insetti, mosche, ed è molto comodo questo. Al di sotto non abbiamo una gomma antiscivolo come in quel caso, però ci sono dei diciamo delle parti che dovrebbero comunque tenerlo fermo. Comunque una volta che lo appoggiate lì contro non è un problema. Vi lascio il link in descrizione quindi di questo porta ingredienti della Paderno, dell'altro porta ingredienti con la video recensione. Iscrivetevi al canale perché usciranno nuovissime video recensioni interessanti per gli amanti della pizza e non solo, con altri prodotti interessantissimi. Vi lascio anche il taglia pizza per i panetti, sempre della Paderno che ho acquistato perché mi sono trovato davvero bene, e lo faccio vedere al volo. E questo qua è utilissimo per prendere i panetti dalle cassette e
ed è flessibile, quindi vi lascio magari anche la video recensione e il link di questo. Alla prossima review!